con il nostro mentore, maestro, come si può dire, riferimento di vita, Massimo Vichi, oggi andiamo a parlare di un altro tema abbastanza interessante che ci avevo un po' spoilerato nella passata puntata. Sito web e LinkedIn, posso fare retargeting efficace? La risposta sarà ovviamente sì, vero Massimo? Intanto ti ringrazio per il guru che già col fatto che abbia la barba bianca non era proprio necessario farlo notare in modo così. Infatti, devo anche andare al barbiere, ma questa è un'altra questione Anch'io dovrei. personale. Allora, dunque, remarketing, retargeting, chiamiamolo come vogliamo, no? Alla fine, che cos'è? Tanto questo penso lo sappiamo un po' tutti, ma se qualcuno non se lo ricorda, chiedendo aiuto a coloro che studiano marketing di tapparsi le orecchie e di non considerare la mia definizione accademica, che cos'è il remarketing e il retargeting? Fondamentalmente, come dico sempre io, è l'unica occasione di fare colpo oltre la prima occasione. Cioè, nel senso, ci hanno sempre insegnato che nella vita in generale, ma anche insomma, nell'attività economica, conta la prima impressione. Ecco, attraverso il marketing, il remarketing e il retargeting, che si chiama in modo diverso in base ai canali, in base a delle cose tecniche, su cui non è, mi sembra, il momento di entrare in questionario, ecco, a questionare cosa Per chi, succede? proprio per farla breve, per chi non sa che cos'è, significa tornare a parlare con chi già ci conosce. Esatto, è un po' se qualcuno l'avete usato una volta nella vita Amazon, se voi cercate, ho cercato un ombrellone su Amazon, no, per tutta l'estate io andrò sulla Gazzetta dello Sport a leggermi gli acquisti della Ombrellone. Fiorentina, che so anche presto perché non compra nessuno, e mentre sto leggendo gli acquisti, mi appare compra il nostro banner. Sì, scusami, il banner con Il compra il nostro nostro ombrellone. ombrellone. Okay? E tu dici, come fanno a saperlo? Lo sanno perché hai lasciato traccia. E qui poi ci sarebbe da aprire tutta una questione ancora complessa, è stata molto dibattuta, sul discorso del tracciamento dati, della privacy, dei cookie, di GA4, eccetera. Argomenti che trovate sviscerati ovunque in rete e anche in diverse puntate delle news di web marketing o delle puntate del collettivo marketing, ribelle del marketing, come li chiamo io. Che se seguite Fabio sapete benissimo Si è parlato di tutto. i quattro lavori magari che parlano ad ogni cosa, quindi hanno sicuramente affrontato anche l'argomento. Allora, senza entrare in dinamiche legali, tecniche, eccetera, cosa significa quindi? Significa io posso interagire. Allora, io se faccio marketing, faccio digital marketing, ho due possibilità. Posso andare sul pubblico freddo. Pubblico freddo che cosa vuol dire? Mi butto su chi c'è c'è. E questo, scusate il toscanismo, ma chiaramente avrò dei risultati molto più bassi. Oppure posso andare a intercettare un pubblico che gli algoritmi mi hanno in qualche modo classificato. Classico esempio, chi fa diciamo, attività advertising su Facebook, gli interessi, le attività e alcune situazioni. Su LinkedIn posso fare la stessa cosa per la professione, posso fare per tutta una serie, per l'anzianità di lavoro, per il settore, eccetera, per il titolo di studio. Però sto sempre, diciamo, segmentando i potenziali utenti dal loro punto di vista, non dal mio. Cioè, non c'entra, la relazione che hanno con me non c'entra niente, ok? Cioè, sto cercando, che vi posso dire, l'ingegnere Eddy, perché ho un bellissimo software di calcolo che voglio proporre ai loro studi. Bene, io vado su tutti gli ingegneri Eddy, ed è già un bel segmento rispetto ad andare su tutto il mondo, perché magari arriva da me. Questo spende soldi per arrivare al mio, io neanche ci clicco, quindi se non ci clicco abbassa la qualità per l'algoritmo dell'annuncio perché non è interessante, è tutta una serie di cose complessissime che comunque, avendo Fabio fatto molti video su Google Ads, ritrovate tutte queste tematiche. Però non c'è nessuna interazione con me. Invece, se riesco ad andare da coloro a fare una proposta, a presentarmi, a parlare a chi già mi conosce, a chi è già entrato in qualche modo in contatto con me, chiaramente avrò dei risultati, dovrei avere dei risultati statisticamente migliori. Magari anche spendendo un po' di più per il singolo lead, quindi la generazione del potenziale cliente, ma allo stesso modo dovrei avere una percentuale più alta. Spendo un po' di più, ma sono sicuro che va verso chi è interessato. Questo, ripeto, molto sinteticamente che cos'è? Continuiamo lo schermo, vai Fabio, così lo vediamo in Viva. tempo reale come funziona. Ci Aspetta che non lo andiamo? vedo Ok, ancora. Tirami su. non lo vedi ancora perché non l'ho condiviso. Perfetto, questo si chiama fare veramente remarketing. Non condividere lo schermo. Ok, adesso dovresti.
Ma il remarketing è il re del marketing? Eccoci Anche, che bella l'ottima domanda. qua. Ok, la risposta sì o no? Intanto dipende, vediamo di arrivare a una risposta più certa più avanti. Allora, innanzitutto stiamo parlando della parte advertising. Quindi quella videata che vedete lì è il campaign manager di LinkedIn. Quindi si parla della parte di advertising. Quindi cominciamo a andare a vedere che cosa si fa. Allora, l'advertising è questo menu qua, eh. Adesso io vi ho messo alcune videate salvate perché ho dovuto cancellare alcuni dati sensibili, perché altrimenti avreste visto una serie di informazioni non mie Certo. personali e non è corretto per i miei clienti. Quindi, che cosa si fa? Se voi andate in Analizza, che è uno dei menu, e andate su Insight Tag, andiamo a inserire quello che è il codice di tracciamento di LinkedIn da inserire sul sito web. Chi viene dal digital marketing e dal social media marketing sa già che sto parlando dell'equivalente del pixel di Facebook. Ok? E come funziona? Vi chiede tre possibilità che sono: aspetta che lo recupero un attimo, installare il tag, inviare il tag a uno sviluppatore, usare tag manager. Se non siete programmatori, lasciate perdere, Parentesi fate fare. velocissima. Quando andate a mettere i pixel, tutti i pixel di marketing per la GDPR possono essere deliberati soltanto se le persone accettano i cookie. Quando Esatto. andate a fare il banner di cookie sul vostro sito, stateci attenti, perché a meno che non vogliate vivere nell'illegalità, per cui sparate il pixel a tutti, con i rischi che ne possono derivare, ma avrete un sacco di dati, nell'altro caso dovete fare un banner che appaia centro schermo, da mobile e da desktop, con una accetta grande così e tutti i motivi per cui dovrei farlo e un rifiuta che ci sia, perché sennò siete di nuovo nell'illegalità, ma che non sia particolarmente attraente. Altrimenti la gente vi lascia perdere i cookie, quindi ignora il banner o clicca rifiuta e non tracciate niente. Giustamente, Fabio, era una delle questioni di cui stavamo appunto Questo ragionando. è il problema che mi capita sempre. Ho messo GA4, intento GA4 e vai a vedere tipo click di Google Ads, 10.000 utenti, 1.000. 90% non ha No, accettato non i ho cookie. pagato, va messo in un certo modo. Poi qui, vabbè, ci sarebbe da aprire una questione tecnica sul discorso Sì, poi del storia tracciamento, infinita. dell'arrivazione dei server, ma diventa una cosa complessa. Per i più nerd, ho messo anche come è fatto il codice. È un normalissimo codice come tutti gli altri script che abbiamo. Ok, una volta che abbiamo inserito questo, che cosa succede? Io scendo da Insight Tag, scendo a dati demografici del sito web. Cioè, che cosa fa? Va a prendermi tutti coloro che sono entrati sul mio sito web che hanno in qualche modo il pixel, io chiamo pixel Insight Tag di LinkedIn, e mi riclassifica gli utenti in base ai parametri LinkedIn. Cioè, che cosa significa? Qui ho dovuto fare un po' di cancellazioni perché si capiva dal settore che aziende erano. Tipo, io scopro che il 12,6% sono aziende del settore, cioè, scusami, persone che lavorano nel mondo della formazione, e rispetto al mese precedente sono cresciute. Quindi l'Insight Tag di LinkedIn mi permette di fare un'analisi qualitativa dei visitatori del mio sito che va oltre i parametri che normalmente ti dà Google GA4. Correggimi Fabio se sbaglio, queste informazioni non ce l'hai. No, GA4 queste cose non le ha. Faccio Ok? Chiaro che riguarda gli una utenti. parentesi veloce per gli advertiser. Tutti questi segmenti qui, LinkedIn li condivide con Bing. Quindi se voi fate campagne Microsoft. su Bing, pensateci. Mondo Microsoft, ricordiamoci, qui siamo in un mondo. Microsoft Bing, Microsoft LinkedIn. Quindi è lo stesso sistema. Ok, quindi già questa è prima informazione per fare remarketing. Andiamo a crearci la nostra audience. Vi ho messo, vediamo la live, quindi cosa vado? Vado sul menu dove c'è audience. Ho scritto vediamo la live perché viene meglio andarla a vedere direttamente in tempo reale. Ok? Quindi entro un attimo nell'account mio. Ok, quindi sono andato semplicemente in piano audience, cioè vado a crearmi la mia audience. Che cosa posso fare? Allora, innanzitutto posso creare una nuova audience e qui ci avete tutte le possibilità per fare remarketing o retargeting. Per
Per esempio, posso basarmi sul mio sito web e mettere che nome do all'audience, per esempio, visite in home page, cioè un'audience ridicola, era solo per farvi un esempio. Sì, sì, per fare un esempio. Negli ultimi 180 giorni corrisponde un URL che può essere, nel mio caso, www.massimovichi.it. Perché non ha senso, perché sono tutte le pagine così, ok? Bene. Posso aggiungerci altri parametri, ok? Nel mio caso, quelli che avevo creato, così vi spiego, era formazione, ok? Che praticamente erano coloro che erano entrati, ok? Nella mia sezione formazione del sito. Quindi non che aveva visto solo il mio sito, che era entrato nel mio mondo, e questa è un audience su cui posso fare un tipo di remarketing. Capite che andare a proporre un corso su un pubblico sconosciuto o su un pubblico che ha già visitato la mia pagina formazione non è la stessa cosa. Questa direi è una cosa abbastanza ovvia, no? E posso farla questa cosa qui. E c'hai, e ti viene un certo numero. Attenzione, come vedete questa è una di prova, quindi non c'è... Cioè, un vecchio link, perché è un account di test che uso, deve essere almeno di 300 utenti. Questo che cosa significa? Che se voglio utilizzarlo su un progetto nuovo o comunque su un progetto che non ha molto traffico, devo fare delle campagne traffico. Per esempio, parentesi fare veloce, anche... su Ads ti servono migliaia di utenti, quindi paradossalmente LinkedIn ti permette di partire prima. Esatto. È vero che poi per fare un advertising deve essere almeno di 50.000 il... 30-50.000, però cosa succede? Ci butti dentro anche loro, cioè quindi vai con la rete, cioè te entri con la rete molto più larga, ma sei sicuro che dentro ci sono i tuoi contatti, cioè quelli che ti hanno già contattato, ok? Questa è una delle cose che si può fare. Poi attenzione, una cosa importante, si può aggiungere un elenco di clienti, cioè se io ho dei miei clienti a cui ho chiesto la privacy, devono essere email che hanno usato per registrarsi su LinkedIn, o va bene? In realtà lui le matcha abbastanza bene, che c'è nome e cognome, quindi in teoria su LinkedIn. Allora, poi c'è un'altra cosa, Fabio, che su LinkedIn quasi sempre la mail è veramente quella utilizzata, perché molti usano la mail aziendale per LinkedIn, sì. Non usano la mail, tipo, questo è il tipico problema di Google, che te gli passi l'elenco e c'hai info@numazienda.it, ma poi tipo su Google ci va con una Gmail. Questo per cui fa un po' di difficoltà. Ma c'è anche un altro dato interessante. Elenco di aziende. Cioè io metto le aziende e lui va a cercare tutte le mail con quel dominio. Quindi pensate, dovete fare delle campagne su grosse aziende. Poi un altro strumento che ti permette di fare è, vabbè, gli eventi offline è una cosa complessa, la parliamo. I video, cioè pubblico un video su LinkedIn e voglio andare a prendere quelli che hanno interagito più del 50, 75, 90. Il colpo al cuore. Che tu chiaramente, Fabio, utilizzerai tantissimo. Tutti i giorni. Però se pubblichiamo video su LinkedIn, questo è andato bene. Devo cominciare a farlo, esatto. A cederbolina. Poi, ok, chi ha interagito con un annuncio? Con un post pubblicitario, cosa hanno fatto? Hanno effettuato click negli ultimi 90 giorni, e qui tu metti tutti i tuoi post che hai messo e lui te li inserisce, quindi coloro che hanno interagito. Se tu hai fatto 100 sponsorizzati negli ultimi 3 anni, ce li metti dentro tutti volendo, oppure quelli su uno specifico, però è chiaro che dovrà avere dei numeri importanti, quindi grossi investimenti. Oppure abbiamo la possibilità, chi ha reagito su un documento, chi ha partecipato a un evento LinkedIn, ogni riferimento a persone in questo momento in diretta con me non è puramente relativo. Poi, chi ha interagito con la tua pagina aziendale? Cioè, hanno visitato e non sono diventati follower. Li vado a ribeccare, ok? Fino a l'ultimo, che sono i più interessanti, il sito web che avete visto, che quindi mi permette di avere, attenzione, il sito web mi permette di avere l'URL, quindi chi ha visitato un certo URL, cioè una certa pagina del mio sito. E ce n'è anche qualcun altro che adesso vi mostro un attimo. E poi c'è il lookalike, che ora io non lo posso creare perché non ho audience fatte, ma poi andare a prenderti nel mondo LinkedIn quelli più simili
ha un audience che è già creato, quindi è particolarmente interessante. Una cosa che volevo mostrarvi, ve lo aggancio un attimo, è una volta che abbiamo inserito l'insight tag, c'è la possibilità di tracciare le conversioni, cosa fondamentale nel digital marketing. E in automatico, vedete, io avevo una conversione che era interessati alla formazione, coloro che avevano richiesto un appuntamento, oppure interessati al digital marketing, coloro che avevano visto una pagina chiave. Quindi io creo la conversione in base all'insight tag, in base al pixel, per capirci, e poi posso trasformarlo comunque in un audience. E la cosa interessante è che se vedete lo schermo, io posso metterci, che cosa fa? E qui ci metto tutta una serie di opzioni, se ha installato un software, se ha fatto un click in uscita. Chiaro che qui si entra nelle dinamiche del digital marketing e della strategia, però sono tutti strumenti che abbiamo. Ma intanto cominciamo a mettere la visita al nostro sito web, cioè senza stare a entrare in cose estremamente strategiche. Cioè, vogliamo fare un advertising su LinkedIn, perché tutti a dire che LinkedIn costa tanto l'advertising. Ok, in parte è vero, cominciamo a spendere meno, cioè a cercare di avere, o meglio, scusate, non a spendere meno, a spendere... Quando rendere di più. Cioè, per esempio, iniziamo a fare le campagne che coinvolgono tutti coloro che hanno visto il nostro sito, che hanno LinkedIn. Cioè, ma costa tanto generare traffico da LinkedIn? Non lo generare da LinkedIn. Può arrivare anche da qualunque altra fonte sul tuo sito, basta che ci sia il pixel inserito. Sì, sì. Questa è la... Quindi, alla fine, la risposta alla domanda è, si può fare le targeting? Sì, si può fare. E non è neanche così faticoso, perché avete visto, una volta che abbiamo messo l'insight tag, è tutto molto relativo. È molto semplice. Grazie. Questo è un argomento un pochino tecnico. Se avete poi domande... ce le pubblicate nei commenti molto volentieri. Direi che ci siamo come cosa. Quindi, ragazzi, alla prossima! Alla prossima, ciao.